Il messaggio è lo stesso, vogliamo in qualche modo ripartire dall'Irpinia dando un messaggio di fiducia, un messaggio di solidarietà e cercando di fare anche un pochettino propaganda, tra virgolette, per l'adorazione degli yoghi che era e rimane un grosso problema ma anche una grossa opportunità. In più quest'anno uno dei messaggi che noi vogliamo dare è anche quello di parlare un pochettino di più di quelli che sono i trapianti pediatrici, e per questo noi avremo una folta delegazione che viene da Bambin Gesù, che voi sapete è leader in Italia per quanto riguarda molte discipline pediatriche, ma su tutto il campo trapiantologico. E poi accanto a questo messaggio dei trapianti pediatrici vogliamo dare anche un messaggio un po' particolare. Seguivo negli anni scorsi una paziente particolarissima, su Giulia. È una paziente che era missionaria in Africa, la conoscevamo, e purtroppo aveva una malattia renale, in questi anni è progredita, e quindi l'abbiamo richiamata in Italia per poter sottoporla a trapianto. Sapete, questa cosa in Africa purtroppo non si possono fare. Lei aspettava un trapianto da donatore non vivente, invece ha trovato un trapianto da donatore vivente. E l'ha trovata dove? Non in una congiunta, ma in una congiunta con lei spiritualmente parlando, perché è un'altra suora. E lei voleva fare il trapianto non tanto per se stessa, ma quanto perché voleva ritornare in Africa, a ritornare a fare la missionaria. L'ha fatto nel febbraio di quest'anno. Adesso sta benissimo e insieme con la donatrice Sor Carla sono diventate non soltanto sorelle di Dio, ma sorelle tra donne, e quindi questa è una cosa molto molto bella, e questa sarà una delle cose bellissime che noi vogliamo proporre, per dire che il trapianto riesce anche a mettere a posto certe situazioni che il buon Dio forse non voleva, ma che purtroppo la natura umana in qualche modo ha generato. È stata una cosa abbastanza naturale quando ho sentito, andando a trovarla all'ospedale, che si poteva risolvere il problema con una donazione. Sinceramente ho sentito una spinta interiore, che noi chiamiamo in un certo modo, nel senso che ho sentito proprio che il Signore mi ha spinto e ha detto che, ho pensato, io in fondo sto bene fisicamente, perché veramente in salute sto bene, tranne qualche problema ortopedico, ma il resto sicuramente forse posso farlo questo passo. E ho sentito questa spinta e questa anche la gioia di poterlo fare. Quindi ci siamo avventurate, e facendo tutte le analisi piano piano, è stata un po' lunga la cosa e il dossier è stato abbastanza spesso, però il tempo anche del Covid in un certo senso mi ha bloccato nell'attività, per cui sono stata anche più disponibile a fare tutte le ricerche che dovevo fare, e siamo riusciti ad arrivare alla conclusione, anche se c'era un'incompatibilità che all'inizio ci aveva un po' spaventato, però poi sembrava che avrebbero fatto il miracolo lì a Padova, e in effetti così è stato, perché ci siamo accorti che veramente sono stati anche molto bravi. Questa incompatibilità ha rallentato forse per lei i tempi poi della ripresa, di poter ritornare subito in Africa, ma speriamo che il pezzettino riesca ad andare anche lui in Africa in missione. Il percorso è stato abbastanza lungo, no? E poi avevo veramente difficoltà a trovare una donatrice, perché non è facile, lo sapete, no? E così, di punto in bianco, mentre ero in ospedale, mi venivano a trovare al policlinico, e un giorno Sor Carla, sentendo che c'era questa possibilità, lei mi ha detto: ma perché non posso donare io? E io sono rimasta un po' sbalordita, perché non credevo che da un momento all'altro potessi ricevere un dono così grande. E devo dire la verità che anche perché il mio sogno era quello di poter ritornare in Africa, perché io sono in Africa sono stata in Africa 32 anni e sono dovuta ritornare proprio per questa patologia. E allora, quando ho ricevuto questo dono, non mi sembrava veramente vero, no? E non cesso di ringraziare Dio prima e poi sicuramente Sor Carla, no? E così, dopo il dono, ci sono state piccole peripezie, però ora sto bene, e credo che questo dono, come l'ho sempre detto, mi ha sempre spronata a dire: anche tu devi dare la vita,
Cioè una persona che ha dato un pezzo della sua vita per te, anche tu devi continuare a darla.